Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo tornare su un argomento già affrontato in altre situazioni, in altri video, ma sempre utile per l'utente. La classica domanda che spesso mi viene fatta via WhatsApp o per mail o come tentativo di telefonata. Devo fare una visita andrologica? Che esami le devo portare? Che è anche una domanda giusta. Oggigiorno non abbiamo più molto tempo da spendere per fare una doppia visita o anche il tempo a disposizione è minore, quindi è anche giusto che la persona, oggigiorno ormai molto informata dal web, giunga a una prima visita non totalmente sprovveduta. Allora, innanzitutto la visita andrologica può essere fatta per vari motivi, ma i capisaldi di solito sono la disfunzione erettile e l'infertilità. Lascio all'ultimo posto l'eiaculazione precoce, molto frequente, ma ne parleremo alla fine del video. Allora, innanzitutto, per una sospetta disfunzione erettile dovremmo capire se il problema è di natura essenzialmente organica o psicogena. Quindi il primo passo da fare è venire a visita perlomeno con gli esami ormonali, capire se il problema che sta nascendo vede alla base un'alterazione del nostro equilibrio ormonale e quali sono gli ormoni più importanti che dobbiamo dosare. Chiaramente nell'uomo il testosterone, quindi nella sua forma totale e libera. Devo dire che il testosterone libero non è facilmente dosabile. Io lo richiedo perché vi ho ormai conoscenza, ma non sempre i valori che riscontriamo sono poi correlati effettivamente ai suoi giusti valori che abbiamo nel corpo. I nemici, scherzosamente, del testosterone, cioè gli ormoni femminili, estradiolo e progesterone, che tutti noi uomini produciamo e che se in eccesso o in difetto possono dare alterazioni della libido. A livello più alto cerebrale consideriamo l'attività dell'ipofisi e quindi gli ormoni da lei prodotti LH ed FSH e direi il TSH per quanto riguarda la funzione della tiroide. Sicuramente la prolattina, ormone importante che di solito viene chiesto il dosaggio a 0 e a 30 minuti perché è un ormone da stress e quindi può aumentare solo per l'ansia del prelievo, comunque facciamola perlomeno basale, poi se risulterà alta ripeteremo le analisi. A livello ormonale questi sono gli ormoni più importanti che dobbiamo sicuramente conoscere, ma vi sono anche altre molecole, delle vitamine che hanno delle azioni enzimatiche, sono dei catalizzatori. Ad esempio non possiamo non dosare la vitamina B12 e la vitamina D e non possiamo assolutamente dimenticarci dell'omocisteina, un classico marker di rischio cardiovascolare. Insieme all'omocisteina dobbiamo dosare l'acido folico, perché acido folico e vitamina B12 che ho già nominato rientrano nel metabolismo dell'omocisteina, per cui la loro presenza fa sì che l'omocisteina venga convertita in un'altra molecola, la metionina. Direi che maggiormente gli esami da fare sono questi, comunque in fondo al video metterò un elenco, magari mi sia dimenticato in questo momento di dirvi qualcosa, troveremo tutto in maniera completa. Aggiungerei per terminare tra gli ormoni da stress il cortisolo, che sappiamo tutti se in eccesso può interferire anche con la libido e con la funzione erettile. Nella coppia, nell'uomo affetto da infertilità, quindi quando parliamo di infertilità maschile, il primo passo è sicuramente lo spermiogramma, eseguito secondo le linee guida WHO 2010, quindi nei laboratori che seguono questa linea guida, meglio ancora laboratori di seminologia, che dovrebbe essere, a mio parere, subito accompagnata anche dalla spermiocultura. Si può fare in un'unica raccolta, quindi con un'unica consegna di liquido seminale il laboratorio può eseguire spermiogramma e spermiocultura. La spermiocultura per i germi comuni, clamidia, candida, trichomonas e ho aggiunto negli ultimi tempi HPV, sempre più frequente. Nel caso ci sia poi una sospetta infezione è bene fare, anche se un po' fastidioso, il tampone uretrale per la ricerca di ureaplasma. Ecco, per la fertilità sicuramente, come sto dicendo, spermiogramma, spermiocultura e, anticipiamo i tempi, i dosaggi ormonali, quindi un prelievo del sangue, per dosare i valori di FSH, LH e testosterone. Il più importante è chiaramente l'FSH, che è la gonadotropina che produce l'ipofisi per stimolare la spermatogenesi. Quindi se bassa potrebbe indicare una scarsa attività testicolare per una scarsa stimolazione.
Ma non entriamo nei dettagli, svilupperemo poi tutti questi argomenti in prossimi video o li abbiamo già sviluppati in video precedenti. Comunque, per concludere, uomo con sospetta ridotta fertilità, spermiogramma, spermiocultura, prelievo del sangue per FSH, LH, testosterone. E metterei a questo punto anche il TSH, sempre per uno studio della funzione tiroidea, associando ad alcune molecole. Sicuramente la vitamina D non può mancare nelle nostre ricerche, ma anche per questo, lo dico così in maniera veloce, perché comunque in fondo al video metterò l'elenco degli esami che servono per l'infertilità maschile. Termino con l'argomento più facile da diagnosticare perché è immediato, l'eiaculazione precoce. La diagnosi è fatta dal paziente stesso, dalla persona stessa. Non ci sono qui degli esami particolari. Se chiaramente non ne soffrivo ed è giunta all'improvviso, oltre a considerare componenti psicogene, potrebbe essere la presenza di un'infiammazione delle vie seminali e quindi una sospetta prostatite. Però questo è argomento che deve essere affrontato in visita, non possiamo fare esami, ecografie, flussometrie, spermiocolture, perché forse pensiamo che sia una infiammazione. Questo è un argomento che dobbiamo affrontare in prima battuta di persona in visita. Quindi esami effettivi per l'eiaculazione precoce non mi sento di prescriverli. Qualche andrologo, scherzosamente dico più serio di me, qualche andrologo che vuole comunque escludere una componente ormonale potrebbe chiedere anche qui il TSH e il testosterone. Perché problematiche della tiroide, ormai l'avete capito, o alti livelli di testosterone possono essere responsabili di questo disagio. È chiaro poi praticamente alti livelli di testosterone non possiamo fare certo una cura antiandrogena, quindi ecco tutto ciò che facciamo deve avere anche un significato a livello terapeutico. Non stiamo parlando di studi scientifici, qui stiamo parlando di praticità, cioè gli esami che servono non per fare una pubblicazione, ma affinché la persona capisca da dove deriva il suo problema e si possano mettere in piedi i giusti percorsi di tipo terapeutico. Va bene, con questo vi saluto. Volevo giusto riassumere un po' quelli che possono essere gli esami che possono servire prima di una visita andrologica. Riporto in fondo al video l'elenco in modo che se qualcosa mi è sfuggito o vi è sfuggito la possiamo leggere e quindi fare con più tranquillità. Alcuni esami sono prescrivibili dal sistema sanitario, altri sono a pagamento e chiaramente una piccola spesa inizialmente viene affrontata. Qualche centinaio di euro, io penso sui 100-200 euro di analisi. Quando parliamo di esami ormonali completi, probabilmente vengono spesi. Scusate se parlo di soldi, ma oggigiorno è importante anche sapere l'impegno economico a cui andiamo incontro. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.